Olè, questo lo facciamo breve, lo facciamo breve, che non so, manderò prima in onda, in rete. Ah, mi volevo cambiare nome, cioè nel senso no, io mi chiamo Lorenza De Simoni, ne sono orgogliosa da che sono, mi è sempre piaciuto, no, da piccola non proprio, mi sembrava un po'. E poi Adessi, io e mio padre Adessi ci chiamiamo mio padre lo chiamo per cognome, Dessi, il Dessi è il vecchio, insomma. Che poi da bambini ci si chiamava tutti per cognome. No, non lo so. Mi annoiava sentirmi chiamare sempre nella stessa maniera. Mi facevo chiamare col secondo nome, che è Giuliana. Però invece mi piace Lorenza De Simone. Di o De De, so se posso specificare. Le volte che scambiano il mio nome col cognome, tipo Simona De Lorenzi? Non so, fa più snob. Signora Simona De Lorenzi fa così campano. Simona De Lorenzi, sì. No, io sono Lorenza De Simoni. Il mio Ravelry è Lorenza De Simoni, tutto attaccato, o De Simoni Lorenza. Non so se ci sono dei punti. Non me lo ricordo, però ci sono, per me è semplicemente un ripostiglio Ravelry, dove ho messo un po' di cose e manco tutte, e manco un decimo di quelle che ho fatto, è vero, perché mi scoccia, curare lì, cura. Infatti non sono più su Facebook da nessuna parte. Su Facebook ci sono anche come Lorenza De Simoni, avevo messo per un periodo che vivevo in Islanda, poi una persona si è offesa, si è sentita presa in giro, Madonna Santa, ma ho detto, se mi segui lo vedi dove vivo, no? Ma ti pare a te? Perché per me era anche un gioco, insomma, mi sono scelta una residenza, così, ma se ti metto le foto di Rocca di Papa, mi sono svegliata stamattina a Rocca di Papa, però vivo a Sopicchio Campana, dove in Islanda, vabbè, insomma, ci sono di quelle cose su Facebook mi sono divertita un sacco, anche arrabbiata. Quindi lo trovate, ci sono degli album che sono pubblici. C'è una mia omonima che si trova in Svizzera, non sono io. Vabbè. La mia faccia forse si trova, non lo so, però se vedete che parlo del PT Immagini Filate, se vedete un album di Fibre sulle spalle delle donne, se trovate un album dove parlo della residenza artistica Atelier A, sono io. Ecco, ci sono parti alcune fotografie sono pubbliche, altre no, è solo per i miei amici, tanto amici che tre mi hanno cercata in questi 2 anni e mezzo che non ci sono più, però sono state in gamba. E poi vabbè, c'era anche qualcosa su Instagram come narrazioni tessili. Sì, ci sono, perché si sono sminate delle password. Poi vabbè, prima o poi ve lo racconto. Non mi ricordo cosa vi volevo dire. Wow. Va bene, comunque giochiamo, venite qua. Leggiamo sta cosa. Vogliamo spirularci questo mani di fatta, mi è venuta voglia, l'ho detto in un vocale lungo, perché è buffo, perché questa copertina è atipica. Per i pantaloni, sì, va bene, insomma, poi li vedrete, così adesso ci avrò i pantaloni neri, i pantaloni verdoni, i pantaloni gialli, i pantaloni azzurri, i pantaloni. Mio fratello direbbe scuro e giallo, se nessuno si scandalizza, che mio fratello conia di quelle parole, tipo quando uno tossiva in negozio. Mio fratello gestisce un suo punto vendita, un negozio d'alimentari di paese che fa anche da edicola. È carino, poi tiene dei prodotti locali di Varese Ligure, tipo i latticini della come si chiama? Caseificio Esposito in Varese Ligure, delle cose buone. E poi il pane meraviglioso di mia cognata, vabbè. E quando tossivano al negozio, ecco, un altro con la schifo broncoscelebrosi. Comunque di famiglia non potete usarlo, è un termine nostro, dei De Simoni, però è quello che è in giro da un anno, la schifo broncoscelebrosi. Siamo un po' così, vabbè, io, mio fratello e quell'altro maschio che viene dopo di lui, no, prima di lui, e loro, i maschi vengono dopo due femmine, così imparano. Facevamo le gare di spute di altre cose. E l'angelo, vabbè, ma con i maschi ti diverti, poi.
Cioè, mi ha rotto la mia unica bambola, li odiati a vita, ancora adesso non gliel'ho perdonata, l'hanno decapitata, uno tirava da una parte, uno la testa dall'altra, me l'hanno rotta, la patatina, era imbottita di stoffa, ecco, e li ho proprio odiati. Da lì ho detto, io non ho più fratelli, solo gli ultimi, coloro non li considero più, e va bene. Così mi vedrete fare delle maglie all'Holocrea per settembre, io il lino lo porto, perché metto sotto le calze, perché mi piace, eh. So che è igroscopico e diventa umido e quando c'è la nebbia diventa bagnato, però tipo stamattina mi avrebbe dato tanta freschezza, tanta gioia e tanta bellezza. Allora, l'ho preso perché sono andata a vedere nell'edicola grande del paese, che è anche cartoleria dove mi stampano le cose che mi servono, se era uscito qualcosa che non arriva a quest'altra qua su, perché se le dimentica la nostra qua, se le nasconde, è un po' un casotto, un po' un bazar, e se le perde. A volte mi regala delle cose che non ha lì da anni, le vuoi, ti servono? Ma sì, dammele, grazie. Puff, giornali vecchi. Ti servono i giornali per accendere la stufa? E certo che mi servono, ce l'ho ancora due pile in cantina. E vabbè, e quindi mi sono trovata questo. Ho fatto un corno? No, perché io ho chiesto, è arrivato qualcosa? No, e allora l'ho comprato dall'altra parte. E che caspita, è bello andare. Io ho patito questa cosa di non poter andare a comprarmi delle riviste perché non me ne piaceva una. Invece ultimamente le trovo, o mi sono adattata io, no, ma non è vero. E quindi mi è piaciuta questa cosa, Fide, perché questa cosa che mia figlia mi ruba le cake e si ordina gli uncinetti, però frega i miei, che si è andata a comprare un uncinetto cinese di bambù, che come fa a usare quel gancio che è piatto? E però si trova meglio e fa brava e mi dà soddisfazione, quindi guardo il mondo da un oblò. No, non lo guardo, potrebbe dire che sono in barca, invece non è così. Insomma, mi piace questa cosa. Gli ippocampi mi hanno sempre fatto una pena, a me gli ippocampi fuori dall'acqua, anche le stelle di mare. Quando le bambine le accoglievano le stelle di mare come se fossero stati gadget, così, lo buttali in acqua, brutto, cattivo. Uccidere le stelle di mare, povere stelle, sono così belle le stelle di mare. E i pomodori? Io poi che mangiavo di tutto dal mare, fattelle, cozze, lumache, mamma che buono, anche il pane, a volte tuffavo il pane in mare e me lo mangiavo, io da piccola mangiavo come Pac-Man, così, e non ero cicciona. Allora, questa rivista mi è piaciuta per i colori, e l'ho detto che c'è il rosa, c'è l'azzurro, c'è il giallo e c'è tutto il colore. Poi questo vestitino è molto carino. E siccome dentro abbiamo dei prezzi, andiamo a comparare un po' dei prezzi. Allora, quello che mi piace, come ho detto, dei filati dell'Holocrea, perché sapete, io mi sento molto così come tanti altri youtuber. C'è la Manu che è bravissima a fare le spolverine. Io la vedo proprio, brava a fare l'unboxing, è brava la mano, così spigliata con questa bella voce che si sente, invece io faccio patire perché abbasso il tono della voce, non ho il microfono, ma io sono un po' così, abbiate pietà, anzi divertitevi con me. E allora, insomma, mi piacciono perché sono, mi sa, oh, io non mi ricordo di aver usato tanto cotone come quest'anno, manco quando facevo gli scialli estivi a Castel Gandolfo. Ne ho fatti di bellissimi, che piango per averli dati. Oh, e le copertine, che belle. Va bene, le mie creature. Va bene, io ho fatto tanti di quei regali che mi sono pentita. Non so. Guardate che carino, quanti ce n'ho. Quanti ce n'ho di questi album di decalcabili. Bene, mi piace la proposta. È un po' risicatello, guardate. Cioè, quante pagine te che è qua? 20, 20, dimmi un po', 80, 81, ma che. Però mi è piaciuto e ho detto va bene, ci sono tanti che buttano soldi in sigarette, io mi regalo una rivista, va bene? E poi la chiacchiero con le mie amiche, i miei amici del canao, chi ha aperto sto canao che non si capisce, un maramao, io l'ho aperto. E quindi va bene, chiacchieriamocelo un po', che ho già sprecato 10 minuti di chiacchiera. Allora, questo è un filato fiammato. Questo è un filato fiammato, vedete, con parti chiare, parti più accese.
Questo girobobolo secondo me gli è venuto male, non lo voleva fare, però gli è uscito la scollatura così. Vabbè, comunque, può essere carino, ma sì che può essere carina questa maglietta, soprattutto sotto una giacchetta. A me piacciono le canottiere così. A parte bellino questo bordino bello compostino, è difficile fare dei bordini belli regolari con i filati fiammati e soprattutto è difficile fare ottenere dell'elasticità con i filati come lino e cotone. Certi cotoni acquistano elasticità perché hanno fibre molto lunghe, il filo di Scozia, e lavorato in maniera fitta a costine. Io mi ricordo appunto una maglietta che era particolarmente elastica, sembrava elastico, era filo di Scozia 100% che mi regalò mia nonna. La Toscana. A me piacciono i giri in manica così, abbastanza vicina all'ascella e belli sulla spalla, mi disegnano bene la spalla, mi fa decente il braccio. Poi l'avete visto le mie bandiere, vabbè, se uno mi vede di fianco, il braccio ha i suoi muscoletti disegnati, cioè non so perché, considerate che io comunque rispetto a quando ero ragazza ho ancora 4-5 kg, in più forse anche 6. E se alzo il braccio, ciondola un po' la ciccia a tendina, le braccia a tendina. E invece di fianco i miei muscolini che si disegnano, vabbè. Però ecco, le spalle, sempre ho avuto le spalle magre, ma queste mi piacciono le canottierine così. Corte così, solo con le gonne. Allora mi piace che arrivi un po' sotto il punto vita, non lunghissime. Mentre con i calzoni, come quelli che ho acquistato adesso, quindi è una sorta di gonna pantalone, ma è un calzone. Mi piace che scenda un po' di più, che disegni sia abbastanza, che non sia aderente, ma che sia un po' sciancratina, sì, mi sta meglio. E, diciamo che quelli un po' aderenti stanno bene alle persone che hanno le gambe snelle e i fianchi piuttosto stretti e che magari non hanno proprio un punto vita o hanno l'addome un po' prominente, stanno un po' meglio a quelli a sacchetto, eh? E poi anche lì riusciamo, se ci piace la maglietta a sacchetto, e possiamo giocare con i volumi, quindi con le aderenze. Ecco, poi riusciamo a farci un po' tutto che ci può star bene. Ecco, io sto portando delle ciabattine infradito che mi ha dato Camilla proprio perché sennò cammino sempre scalza e mi faccio anche male. Però io trovo scomode l'infradito. Io non amo i sandali infradito. Però questi sono carini. Perché poi non mi piacciono i miei piedi. E allora me li vedo e sbuffo. Sono carini questi pantaloni. Ma io sono fatta in un modo che mi sta bene solo quando arrivo a essere quasi anoressica. Ecco. Questo vestitino lo trovo delizioso. Questo vestitino è proprio delizioso. Mi piacciono i colori, mi piace questo verde un po' salvia, un verde con dell'azzurro, molto azzurro, diciamo, è un bel verde. Mi piace, tutto mi piace. Mi piace che vedo la collinetta, il mare, le dune, l'acqua. L'acqua mi aspetta a Favignana, ma quando ci potrò andare? È buffa questa borsettina trasparente, io me la ricordo negli anni 70, quando ero bambina, la mia zia toscana mi comprava gli occhiali da sole, che era una fanatica, e ci avevo le borsettine. Avevo le borsettine e nella borsettina mi ci metteva il fazzolettino bello e i campioncini di profumo. Davvero, eh? La mia zia che andava con i pantaloni a sigaretta, gli occhiali da sole, era strabica, poverina, si doveva mettersi gli occhiali, non so perché non si è mai operata, forse no, non si è mai operata di strabismo. Era simpaticissima, mia zia Grazia era simpaticissima, si vestiva come le ragazze degli anni 70, inizio anni 70, fine anni 60, diciamo anni 60, sono nel 63, me la so, cioè ero grande, a 5 anni ero grande e sapevo quello che accadeva, sono andata a vedere il concerto in Piazza Bovio, ora passava di, me lo ricordo, con Caterina Caselli, ma mi ha portato in giro al mare con i suoi amici. Però io avevo occhi solo, non me ne ricordo uno, mia zia non aveva la patente, però mi ricordo che mi portava da tutte le parti e non ricordo con chi, perché guardavo solo mia zia. Avevo una stima per le mie zie, che guai. E avevo la borsina trasparente così. Io andavo sempre con la borsetta da piccola. Poi lei si divertiva a vestirmi sportiva, i calzoncini, magliettine, vestitini. Io non amavo i vestiti perché non potevo giocare come pareva a me con i vestiti. Però questo è carino. Questo,
più, ecco, questo è un modello che possiamo adattarci. Mi piace a collatino così, è un po' scollatino qua, quindi mi piace che non si vedano gli elastici del reggiseno, ecco, diciamo. È molto carino perché lo possiamo adattare anche in lunghezza, è facile quando abbiamo già un disegno dove il vestitino si amplia. Ecco, farlo più lungo non ci vuole molto. Ecco, così giusto a 30 anni me li mettevo, 40 già no, ma non perché avessi delle. Prima della menopausa, insomma, pesavo sotto i 60 kg, poi avevo delle gambette da chi è stato in bicicletta e quindi andava bene, c'avevo sempre un polpaccio. E poi vabbè, non mi sembra proprio carino, non mi sembra il caso. Le metterei coi calzoni, ecco, coi calzoni appena un po' più corto. Vogliamo fare a blusa un po' a vitatello? Un pochino più corto, diciamo all'altezza della riga blu e con i miei calzoni grigi, diciamo lungo sì, ma che il sopra non sia troppo lungo rispetto al sotto. Ecco, mi piace. Anche la scollatura fa belline, è proprio carino. Qui ci vuole un filato sottile. Adesso io non so loro cosa propongono. Filato cablé numero 5. Ah, una bella mano nervosetta. Allora, qui noi abbiamo. Aspettate un po', me lo sono perso. Abbiamo i filati, vedete, e i prezzi dei filati nominati. E le percentuali non vengono messe, sì, c'è il metraggio, il cablé, l'avevo visto, eccolo qua, il cablé numero 5. Ah, mi viene in mente lo Chanel numero 5, se c'è un profumo che non mi piace, proprio tutta la gamma degli Chanel. Allora, questo cablé numero 5 che costa 4,60 € al gomitolo da 50 grammi, le cake di Lollo Crea tranne il soffio, mi pare, che è il moire, viene preparato in cake da 50 grammi, sono tutte da 100. E quindi non ci sono filati se non le super cake che pesano, mi pare una ce l'ho da 300 grammi, se non dico uno strafalcione, però le cake giganti pesano più di 100 grammi. Non c'è nessun prodotto che costa delle cifre smodate. I colori sono belli, non posso dire niente. Mi piace questo azzurro, sono un po' sembrano melangiati. E 215 metri per 100 grammi. L'uncinetto dicono l'uno e mezzo e i ferri dal 2 al 2. 2,15, vabbè, dipende da quello che dovete fare, dalla vostra mano. Io credo che il cotton, che è bellissimo il cotton, anche una bella gamma colori, vi potrebbe aiutare. Non rimane così corposo, è un filato che non fa pelo il cablé, ma nemmeno il cotton. Il cotton è un cotone che è bello lavorato. Allora ve lo riuncinetto e vi dico come potrebbe rendervi. È molto carino, ecco, io uso Lollo Crea come riferimento perché ce l'ho a quintalate in casa di tutti i tipi e io lo sapete che non sono mai sazia, me ne andrei a comprare tutti, più me ne regalano meglio è, però le uso le cose qui a casa, non è che tengo tutto da parte, mi piace farmi le cose. Anche questa è una canoterina che mi piace, a parte mi piace questa, mi appartiene, cioè mi sono vestita così. Non è che ci vengono a insegnare. Io questi li andavo a comprare al mercato dell'usato alla Spezia. Li ho portati tantissimo. Questi canzoncini io prendevo proprio le mutande, quelle di una volta che facevano a casa. Mia nonna faceva intimo, in batista col punto inglese. Mia nonna me li sistemava e li usavo un po' come se fossero delle minigonne pantaloncino. Le ho avute di seta, belle, belle, ne ho portate d'estate. Io portavo tantissimo le camicie da notte in cotone spesso e lino, un po' a trapezio, perché mi stavano bene, mi piacevano. Poi con le scarpine andavo in giro con i sandaletti, quelli, i ragni di plastica o le spadriglias, quelle basse, ma anche quelle, c'era un tipo dove io mi sentivo troppo, e poi quelle con un po' di zeppetta. Le ho sempre adorate, insomma, questi mi piacevano, ecco, anche dei sandalini tipo questi qua, sì, ma non col piede tutto nudo, anche no. Mi piace, questa canottierina mi piace perché la metterei poi con un golfino,
E mi piace la lunghezza, mi piace che sia accostata, che non sembri un sacco. Mi piace il colore. Adesso vi dico, questa è stata fatta con il cotone Sesia Baby. Mi sono persa il segno come una locca. Allora, allocchetta, vieni qua. Carmensita, sei già mia, chiudi il gas e vieni via. Eccolo qua. Il Sesia Baby. Il Sesia Baby costa 3,90 euro, gomitolo a 50 grammi, 178 metri, viene consigliato un uncinetto del 2, ferri 2,5-3. Perfetto, quindi il cotton è un filato morbido, è bellissimo, abbinato, come vi ho già detto, al soffio, quindi se trovate dei colori da abbinare fatelo e mettetevi da parte, perché cotton è un filato incredibile, bellissimo per i neonati, per fare delle cosine a pelle deliziose per l'estate, per chi nascerà tra poco, e è bello per i lace, gli scialli lace, se vi piacciono i lace, quelli anche estremi, e avete il coraggio di lavorare due filati insieme con delle belle punte, abbinatevi il cotton al soffio e non perdetevelo, così è bellissimo. Quindi in questo caso serve per una canotta così un cotone sostenuto, e diciamo che l'uncinetto vi aiuta ad aumentare la consistenza di un filato proprio grazie ai movimenti che fa. Questa è una canotta ai ferri, non lo so, messo doppio come viene. Diciamo che per quella dimensione là credo che ci sia il Tommy. Non conosco tutte le colorazioni del Tommy, però se volete contenere i costi e dovete comunque acquistare un prodotto a distanza, che non avete un canetta vicino o qualcuno che venda il Sesia Baby, è carina, come gamma colori. Sapete che il Tommy di Lollo Crea vi può aiutare come dimensioni, andate a vederlo. Lui mi piace, poi non è neanche difficile da aumentare come taglia, perché vedete che il motivo, sia quello superiore che le losanghe lunghe in queste coste traforate, sono abbastanza strette e quindi una vestibilità in più, cioè è facile aumentare la vestibilità. Non è un motivo che chiede diciamo dei multipli molto alti, quindi questo è bellino anche come vestitino, perché immaginate lo sprone così e poi questo che diventa un bel trapezio. È facile. E diciamo, dove si fanno gli aumenti? E lì bisogna un po' aggiustarsela. Io lo farei di quei trapezi che fanno un po' i becchi laterali, quindi lavorerei sui fianchi, non altererei davanti il motivo, dovrei pensarci sul dietro, magari con un effetto cannone, la piega cucita. Ecco, dovrei pensarlo un po' su, però questo è un capo che si può gestire bene. E vedete com'è bella, mi piace così, mi piace. Oh, questo è un monospalla che sta bene su. Qui abbiamo bisogno di un filato che tiene, che deve tenere bene carina questa gonna, eh? Vedete, mi piacciono queste vestibilità così. E anche lui si allunga senza fatica. Ecco, io non ho più l'età per portare queste cose, perché dovevo portare un reggiseno di quelli che raccolgono dal basso proprio, purtroppo. Che tutto un co, che per carità, beata gioventù, però ecco, ci sono le fasce elastiche, sì, ci sono le fasce che ricompongono un attimo, via, beata vecchiaia. È carino, mi piace il colore, io poi c'ho al momento così, mi piace, è carino questo monospalla, devo dire che sta, bisogna lavorare molto bene, perché una scollatura slabrosa, vedete anche dietro, non è carina. Qui sì, ecco, una buona partenza ad ago o comunque un tubolare va fatto. Qui serve proprio precisione, mano salda, precisione. Che filato usano qua? Ce lo dicono? Cotone estate giallo ocra. Cotone estate, mi sono ripersa il segno, ma sono tonta, eh. Cotone estate, dove sta il cotone estate? Estate. Estate si lavora col 3. Ferri 3,5-4, uncinetto 3,5-4, potrebbe essere un cotton messo doppio.
Bisogna fare la prova. Bisogna fare la prova ad esempio, se non vi piace una tinta unita così, si potrebbe provare con il Summer, forse. Perché il Fruit mi sembra uno dei due un po' più spesso. Poi la provo. Lo provo. Guardate com'è bello. Questo mi piacerebbe un sacco farlo. A parte che mi piace il divano. Ecco, ad esempio, riguardo ai divani. Io non amo i divani con le separazioni, perché a volte su un divano ci si trova a stare in un po' di persone. Quando siamo normali, che la smettiamo di avere delle paranoie, ecco, sul divano ci si sta, se 3, 4, anche 5, se abbiamo qualcosa da guardare, stiamo giocando, stiamo ridendo, e le separazioni rompono le scatole. Mi piacciono dritti così, mi piace tantissimo la fantasia, mi piacciono le due. Questo sembra Cinz, questo com'è lucido. Il tavolinetto un po' così mi piace un sacco, belle anche le super. E le cestine? Le cestine sarebbero piene, ve lo dico di che cosa? E non serve manco a dirlo, filati e le riviste e cantieri aperti. Porta aperta la Nenò, carino il moulinet, che voglia di ricamare. Questi soggetti sono proprio carini, le tovagliette sono carine, questa oggettistica è carina. Il mestolo, le piantine, la ciambella, oh, i barattoli fari sono proprio carini. Guardate, lei sul sasso è ganzissima. Guardatela un po', la vedete? Vedete com'è carino, dove sta? Non lo so, si vede, eccola, la vedete lei? Sul sasso? E lui carino con la palletta, i sandalini, amore. Ecco, molto carino, mi piacciono le piante grasse. Oh, un file! Mi devo accavallare le gambe, scusatemi. Faccio un po' Sharon Stone, no, ma c'ho tutto quello che serve sotto, non vi preoccupate, no, per davanti. Sgridano che mi vedono dalla strada, c'ho le piante. E carine le conchiglie, bello, mi piace tantissimo. Lo farei e averci il tempo. Sì, mi piace la sedia. Voi non avete idea delle belle sedie da giardino che ho avuto a casa mia con lo schienale alto, perché ci sembrava di essere in vacanza. Io mi comprai la prima volta che riuscimmo ad arredarci con cose usate di tutto un po', di settima mano, io e Camilla da sole, belli, amore mio. Ecco, la cosa che acquistai per la nostra prima vera casetta furono quelle sedie per un tavolo vecchio come il cucco, un tavolo a fratino molto spartano, e quelle sedie da giardino con lo schienale alto. Ma che carine! È così. Bello, lui è particolare, bello questo quasi ottanio, ma è bellissima questa corsia. È proprio bella, mi piace un sacco, la trovo modernissima, a parte tutto questo tema marinaro. È bella, non è difficile. La cosa difficile della filet a crochet è che devi seguire quelle linee. Vabbè, uno si fa gli ingrandimenti e si aiuta. Ora per fortuna abbiamo la possibilità di farci tutti gli ingrandimenti che vogliamo, praticamente. Mi ricordo quando ero piccola che seguivo quei filet da 1800 quadratini per riga, che fatica, quanti ne ho fatti, li ho regalati tutti, uno ce n'ho da restaurare, e lo devo cercare. Ecco, guardate che belline queste tovaglie, sono un po' diverse da quelle che si vedono anche in rete, è molto carino, ad esempio a mio gusto. Questo mi parte la tenda adesso. Questo bordo blu scuro con questo fucsia e questo azzurro. Bello questo arancio. Trovo bellissimo questo mani di fata. Mi piacciono i pesci. I pesci ci piacciono. Ci piace proprio anche l'idea così. Ci fa vacanza. Non so, ve l'avevo detto che avevo fatto una tendina per un bagno a Castel Gandolfo. In verità la casa era nel comune di Marino. Una casa particolare, una mansarda deliziosa, e una mia collega mosaicista mi chiese di farle la tendina per il suo bagno, un bagno stranissimo con delle armadi su misura, ovviamente era una mansarda grande, un bel bagno, uno dei due bagni, e dove c'era il massaggio, era carino. Lei è amante del mare, dei pesci, e io feci questa tenda con la canapa che ho ancora in casa.
una canapa sottile, irregolare, naturale, non tinta, dell'inificio Canapificio Nazionale, feci un legaccio dove cambiavo ogni tanto il calibro dei ferri e comunque lavoravo spesso con uno più piccolo e uno più grande, poi due piccoli, poi un po'. E lei si accartoccia naturalmente. Non servì che io facessi una chiusura particolarmente asimmetrica, perché tanto andava per tutti i versi. Le misi dei chiodini intorno alla cornice della finestra, tanto ci aveva già pensato a appiccicarne per i fatti suoi, la mia amica. Andai ad acquistare, mi costò più quello che altro, delle esche finte al negozio di articoli per la pesca ad Albano Laziale, degli ami vari, delle varie esche, dei galleggianti, e le montai su una tendina che voi non avete idea del bello, perché poi le aveva i pesci dipinti, i pesci con le bolle, ui mamma, nelle ante di questo armadio a muro nel bagno, quindi stava benissimo, era bellissima. Mi costò più comprare quegli amenicoli lì che fare la tendina, che ovviamente le regalai, ecco, manco a dirlo. Ma mi piacciono questi bicchieri con. Ve le ricordate quelle cose che si giravano e veniva giù quell'effetto latte? Che era più? Ci ho avuto una visione adesso. Allora, ecco, questo mi piace tantissimo, queste tele con queste stampe marinare, a parte questi pesci, i piatti così. Io i piatti decorati al centro li apprezzo solo se sono da dolce. Il dolce, qualsiasi dolce, incasinato, colorato, come volete, lo mangio su un piattino decorato anche. Ma le altre pietanze no, non mangio nei piatti decorati nel mezzo. È come se volermi sviare l'attenzione da ciò che devo mettere in bocca. E queste telerie con questa stampa le trovo deliziose. Beh, questa mia nipote che sta facendosi casa, che ha lavorato per una grande azienda della mia città, provincia, diciamo, stava in provincia, di arredamenti per negozi e grandi spazi. Lei si è fatta poi tutta un'idea, lei sta facendosi sta casa, lei già veste ottanio, c'ha ottanio da tutte le parti. Questo è un simile ottanio. Bellissime queste scodelle, con le scodelle, i bicchieri e queste cose. Guardate che bella. Io lo trovo di un fresco, di un finalmente moderno. Guardate che bello sta stampa. I runner mi piacciono tanto, io li uso tanto. Me li invento pure, me li metto insieme delle robe, me li invento i runner. Trovo bellissimi, guardate. Una parete così e questi due nani, queste sedie proprio belle, questo tavolo, che ve lo dico a fa? Allora, eccole qua. E i runner, ecco, queste cose qui sono ordinabili, ci sono i codici, 55 euro a runner, e sono particolarmente belli. Adesso qui non vedo le misure dei runner, magari dentro le riporta, insomma. Ma guardate che belli, asciugapiatti 15,90 euro, sono bellissimi, io me ne metterei al vetro in cucina come tendine, come mezze tende, quasi quasi ci penso e ci fa il pizzetto. Oppure con la viscosa spalmata potrei evidenziare qualche particolare e renderlo scintillante come dovrebbe essere tutto ciò che ha a fare col mare. Guardate che ciotole, io sono un amante delle ceramiche siciliane De Simone. Il mio quasi omonimo, ho poche cose, ma le adoro, le cose piccole sparse da qualche parte. E le cocotte in ghisa smaltata, guardate un po', che noi qui nel Viterbese abbiamo una linea di pentole in ghisa smaltata che non mi viene in mente Etruria, no? È famosa, come azienda storica, quando mi viene in mente ve lo dico, perché si trovano ancora in giro nei mercati quelle le linee vecchie. Ecco qua, guardate, uno dice, ma per fare le cose belle bisogna, il ricamo è difficile, ma no, un po' di buona volontà. Intanto il punto palestrina, onoriamo i nostri castelli romani. Palestrina credo che faccia ancora parte dei castelli romani. Io mi rifugiavo a Capranica Prenestina, spesso d'estate, quando c'era proprio caldo, ma in settembre, quando c'era meno gente a Castel Gandolfo, io mi riprendevo qualche tempo. A volte magari solo inizio settimana, o sì, mi facevo 2 o 3 giorni, poi stavo a bottega che avevo bisogno di stare da sola, ecco. E mi affittavo un appartamentino che si affacciava in Piazza della Maddalena. Capranica Prenestina è un luogo bellissimo,
mezzo delle pietre belle, sta a 1000 metri circa, mi sa, non me lo ricordo di preciso, sta dopo, aspettate un po', com'è che si chiama? Le Cave, Prenestina sta molto prima, è bella, è una campagna laziale che va conosciuta, odori buonissimi, sapori che ve lo dico a fare. E quindi il punto palestrina mangia molto filato, però è decorativo tanto. Ma a volte basta semplicemente seguire i perimetri di un motivo, usare bene i colori, senza i punti difficili sono i punti pittura, quelli dove serve una mano, lì serve l'arte. Ma se abbiamo un buon motivo sotto, abbiamo una bella gamma di colori, ecco che. Certo, per fare questi fiori ci vuole una buona mano, eh sì, i punti pieni, i punti pittura sono quanto di più difficile nel ricamo, secondo me. Non è una questione di pazienza, è una questione di occhio e di eleganza nella mano. Ci vuole una maestria e mia madre era bravissima col punto pittura. Ora non ricama perché non ci vede, ma mia madre era veramente, aveva un talento nei ricami a pittura. Però ecco, vi aggeggiate, insomma, punto erba, punto catenella e punto palestrina e fate delle cose belle. E poi uno piano piano si allena. Qui abbiamo delle belle ricette, carino come sono state presentate le ricette, ma devo scappare per motivi di igiene, stavo per dire. Le peonie, ecco, guardate che belli questi ricami a fili contati. Volete ricamare, non vi sentite sicure con la mano? Utilizzate delle tele a fili leggibili e create dei ricami a fili contati. E guardate che meraviglia, a parte questa composizione floreale, questo parquet storico, questo alla porta, questo bel tavolo in radica, la poltrona, io li amo, le cerami. Vabbè, io vorrei tutto. Sono un po' così, eh. Mi piace anche il moderno, ma poi quando trovo queste cose così romantiche, guardate un po' com'è bella questa composizione, ranuncoli, violette, anemoni, che c'è? C'è di tutto. Questi vetri lattiginosi, ecco, questo lo trovo meraviglioso. Guardate questo insieme di colori che sembra proprio sfumato, sembra quasi sbiadito. È di un'eleganza meravigliosa, questo ajour. Io trovo che questo sia un manifatto da non perdersi. E le tovaglie un telo sull'altro, guardate che belle. Ecco, anche qua. Guardate che apparecchiatura. Avere le cose belle e non usarle. Ma in quanti avete dei servizi che non usate mai, delle tazzine che non condividete mai? Quando ho fatto questo pranzo da Latitti, l'ultima volta ha tirato fuori una tovaglia, dei piatti. Non gliel'ho detto io, ma gli ho fatto un lavaggio del cervello, se vuol dire. Guardate che meraviglia, qua fuori i giardini. Ma facciamocela bella la vita, anche se abbiamo cose modeste, ma usiamole. Guardate che belli questi sottopiatti. Già uno si siede riposato, è felice. Ti siedi a questa tavola, magari avrai anche dei problemi, però guardi il tovagliolo con la fogliolina e dici che bei questi bicchieri, anche solo l'acqua, non ci sono i soldi per il vino. Beviamo l'acqua. L'acqua con 2 foglie di menta piperita, una fettina di limone che lo vai a rubare al vicino se non ce l'hai nel giardino o glielo chiedi sbattendo le ciglia. E che bello, no? Uno pensa sempre a quello che non ha, ma pensiamo a quello che abbiamo, per favore, a quello che abbiamo già. Te, vedi, Lorenza, pensa già ai filati che hai già. No, io penso a quelli che stanno preparando, io lo so, e voi no. No, mi è stato chiesto un parere e sì, perché le Lollo ci stanno provando in tutti i modi a offrirvi delle cose un po' inusuali. Stanno facendo questa politica di prezzo che è importante perché è vero che possiamo usare quello che abbiamo già, però ci gratifica impegnare qualcosa di poco. Vogliamo fare un regalo, vogliamo fare una copertina, vogliamo contenere i prezzi, ma vogliamo usare qualcosa che non abbiamo mai usato. Ecco, loro si può senza arrivare alle cose super mega wow, che chi le toglie la dignità? Nessuno. Ma adesso anche. Come si chiama uno degli ultimi filati che è al 50% seta ed è divertente, uno si fa un toppino, ma anche una copertina, ma anche un giacchino per bebè per settembre. Ma sì, che magari bebè ha già 3-4 mesi, né? Perché è un filato, no, brutto, beh,
è un po' più corposetto, ma sì, sotto i 40 euro, magari abbiamo una vicina che vuole solo un gomitolo. Impariamo a comunicare con i nostri conoscenti e a condividere gli ordini, eh? Magari vogliamo spendere, adesso vorrei comprarmi, che ne so, 20 euro di filati, trovo qualcuno che lo divide con me un ordine e vai. Mica che non ve li spediscano solo 20 euro, è che vi ci smenate le spese di spedizione. Arrivare a 40 si fa presto. Guardate com'è bello questo asciugamano. Ma che è un asciugamano? È un asciugamano. Eh sì. Ah, filza scambiata, filza con punto lungo. Ma che bello, ma è modernissimo. Ecco, questa è una cosa che piacerebbe a mia figlia. Fili contati, guardate un po', il colore, ci sono delle sfumature. Con le sfumature, guardate che bella la grafica. E che è quella roba lì? Sarà un saponetto dolci. Voglio tutto. Oh, le fresie finte. Sono finte queste fresie, eh. Le alzate? Quanto io ho spaccato i coperchi di due alzate, mi mangerei le mani. Le scuole punti di manifatta sono sempre ben fatte. Mi piacciono, li trovo veramente. Devo comprare un po' di manuali nuovi che sono vecchi, ma che io non ho nuovi perché non ce li ho, non perché sono stati appena pubblicati. Ecco, guardate che carine queste cose per bebè. A parte che le cabine sono deliziose, poi bebè hanno poche cose. I cestoni, mia figlia si vuole fare. Ecco, si sta preparando dei regali per una cugina che sta preparandosi casa. E è vero che lei lavora da Tiger e può trovare ogni ben di Dio buffo, divertente, però lei lo vuol fare, no? Dedica bella, vuol fare dei cuscini, vuol fare, ha visto, e vuol fare dei cuscini e sono contenta. Stava andando a consultarsi a consultare il sito Lollocrea per vedere che cosa si vuole prendere per fare questi cuscini alla cugina. Guardate che carina questa tutina, questo. Ma l'amore, voi guardate questa, è gialla. E qui c'è un filato bellissimo. Allora, qua Sesia Baby giallo, il Sesia l'abbiamo visto. Torno là e ho capito, e sono suonata, cosa ci volete fare? Il Sesia è quello che si lavora con i ferri del 2,5-3. C'è quel bellissimo filato. Ma mi venisse in mente in seta è glam, c'è un filato con la seta bellissimo. Guarda queste belle queste valigie e potrebbe andare bene, bello, guardate che bello quando ci sono dei filati che non corrispondono proprio a quelli dati da un pattern, a secondo dell'oggetto che venga un po' più grande o che dobbiamo fare qualche giro in più, cioè non è che ci scombina la vita, altri sì, è richiesto un rigore perché altrimenti non arriviamo ad avere quegli effetti, però in altri casi anche no, quindi insomma impariamo un attimo. Questo è delizioso, lo trovo veramente deliziosa questa tutina, la voglio fare alle bambine. Oh loro, non manca mai i bambi. E per tutti i bambini che poi piangono la vita, che vogliono la storia di Bambi, vedi Bambi e piangi Bambi e Dumbo, è una tortura psicologica. Alice nel paese degli errori, diceva Camilla. Ne avevo preso uno bellissimo di libro di Alice nel paese delle meraviglie, era piccolo. Poi affrontavamo anche dei discorsi importanti di filosofia con mia figlia, mi diceva mamma te sono però. Che bello, questo è ferro. I bulbi, questi giardini d'inverno. Ma Max, in quella tua bella casetta, quanti bulbi potrai mettere a riposo? I tulipani, l'étagère, fa molto fine, fa così, très joli. Mais oui, parlare in francese, che belli. Ah, la paglia, guardate che bella, dov'è? Guardate qua, guardate che bello, guardate che belli questi bulbi, questi giacinti, mi è venuto, di solito non mi viene mai quando voglio dire il nome di un fiore, prima che ci arrivo. Le trombette, i narcisi, narciso. Ecco, guardate com'è elegante e moderna questa tovaglia, questi ajour.
Fare l'orologiorno anche lì è un qualcosa che rilassa. Certo, bisogna stare attenti, bisogna prendere bene i fili, bisogna tendere bene il filato, fare delle gugliate giuste, non fare dei nodacci, fermarlo bene alla partenza, fermarlo bene all'arrivo. Ma che belle! Io ho delle tende alle quali avevo iniziato a fare le sfilature su, c'è più di 30 anni, stanno ancora lì che mi aspettano. Guardate che bello, che ricorda il ricamo d'Assisi. Questo ricamo che definisce il pieno, che mette in evidenza un vuoto. Guardate che bello! E queste seggioline di ferro, e questo pavimento, e queste tendine, e questo angolo di finestra. Ma che belle seggioline! Che bello questo punto di rosso e i fiori. I fiori. Ah, mi manca un po' il mio giardino di Rocca di Papa, perché io da. Non presto perché noi eravamo al freddo, quindi iniziavano tardi le fioriture noi, ma da aprile in poi io avevo sempre mazzi di fiori in casa, dalla finestra, perché è una casa piccola, sotto la mia finestrella. Poi se le trovate queste foto sul mio Facebook, ma di quelle composizioni mi facevo, che belle. Poi sul comò di Camilla un fiorellino ce l'ho sempre messo, ma anche adesso li vedete, li lascio seccare nei bicchieri i fiori. Che l'età, queste cose qui, che beh, fa molto Marie Claire. Però vedete, ricordo perché Marie Claire le cose belle per l'apparecchiatura, un certo romanticismo, un certo raccatta alla roba vecchia, però non lo scimmiotta, cioè, non è Marie Claire, però è un certo bel vivere con le cose di una volta, le cose anche moderne, il ricamo. Guardate che bello questo legno. Questo tavolo è bellissimo, lo vorrei a casa mia, io li vorrei tutti a casa mia, i tavoli, certi tavoli, i vetri, le gocce, ecco già le cose a gocce, chi le pulisce? Io c'ho delle, abbiamo appeso delle palline di Natale, delle decorazioni natalizie in vetro che ha avuto Tiger una stagione, bellissime, che stanno bene con il verde della nostra sala da pranzo, che abbiamo il tavolo col vetro verde, abbiamo le sedie insieme al pelle anni 60. Verdi, un verde salvia, avete visto quella stoffona dell'IKEA con le foglione che c'è il verde, c'è la finta edera che sarebbero delle luminarie. Ma che bello! Ecco, vedete queste cose qua, io ce le sbatterei. Guardate che carino questo punto margherita che crea questo zigzag. È un niente questo ricamo, ma guardate che bello! Una bella stoffa, un ajour colorato. Vedete l'ajour giallo, che bello? Ecco, però dico, le gocce non le pulirei mai. Già pulisco a stento quelle sfere sotto in vetro sottile, cioè ho paura mi si spacchino in mano. E mi piacciono i lampadari a gocce. Cioè abbiamo questi lampadari vecchi, infatti, noi in casa che non possiamo toccare. Però ecco, mannaggia, carino anche questo. Questo vabbè, non è proprio di mio gusto, però. Oh, lui sì, e lui è bellissimo. Che ricorda le piastrelle, le cementine. Che tanto tipico di Roma è la cementina. Ma com'è bello questo azzurro, questi piatti, questo bianco, com'è bello, queste tazze da infuso. Oh, oggi torta. Carina, guardate un po'. Oggi torta. E questa bella tazza. Da me c'è sempre qualcosa di buono, devo dire, ultimamente. Mi sto dando una regolata, non la finisco subito. Ma se c'ho, ecco, con questo blu sta ciotola, non mi appiasma anche un po'. L'alloro? Asciugapiatti 12,90 euro. Sono carini da ricamare. Mia figlia si sta appassionando, a queste cose. Guardate che belli questi acquerelli di papavero. I papaveri sono bellissimi. E il sacchetto per il pane, che noi non abbiamo più. Il pane non abbiamo. Che carino, bella questa stoffa. È proprio carino, questi piatti sono carini. Io amo i servizi scompagnati. Una volta guai avere una tazzina che rimaneva sola, un bicchiere scompagnato. La mia amica che adesso vive a Grosseto, che lavora a Grosseto, fa un mercatino meraviglioso e mi porta queste tazzine da caffè, a volte anche sbeccatine. E lei dice, ci metti le piantine? Che ci metto le piantine? Che la facciamo sta cosa? La fa Camilla. Beh, le uso, non metto la bocca dalla parte tagliata. Ma che belle. Le scuole sono fatte proprio bene, le scuole di. L'intaglio. No, guardate com'è elegante questo.
Questo mani di fato col fondo blu e questa tovaglia meravigliosa con queste sfilature parziali. E questo sarà da vedere. Guardate che bello questo centro di foglie. Lui, mia bisnonna faceva queste sfilature qua nelle tende, aveva di quelle tovaglie. Io ho un lenzuolo che devo mettere. Che bello! Oh, che strano questo letto. Ma guardate un po' com'è strano. Che bello questa cosa che passa e di. Ma siamo sicuri? Ma che cos'è? È un letto per terra e quindi c'è il tappeto tirato. Non lo capisco. Poi vado a vedere che cos'è. Ma che bello questo intaglio numero 8. In catena mi dà che viene per 8 vaglia rana e 100. Va bene, me lo devo regalare. Questo è bellissimo. Una cosa che non necessariamente magari andremo a fare, ma ci farà stare tanto bene. Ecco, questo grigio con questo rosso non mi piace manco un po'. Questo lucidume qua. Visto di qui già fa un altro effetto. Da qui non mi piace. Oh mamma, gli insetti. Questo sì. Che bello. Ma guardate che bello che è. Guardate. Ora si mette a fuoco. Lui, questo fiore. Mamma mia, che bello. È anche ragionamento l'intaglio, eh. Parto di qua per arrivare là. È per quello che mi piace anche, perché non sembra una mente matematica. A volte me perdo, però io sono anche razionale, sono molto ma anche razionale, eh. Se non sembra neanche a me. Però, oh, che carino. Però devo dire che uno o l'altro, insieme non sono di mio gusto in questo caso, perché è tanto bella questa foglia, è bellissimo questo bordo un po' smerlatino, parzialmente smerlatino, guardate un po' che bell'effetto qua e qua dai lati, è veramente delizioso con questo ajour, questo bel bordo attaccato bene e a me mi disturba in questo caso il fiore, trovo eccessivo, no. O l'ajour punto e basta, è un picot proprio proprio se vogliamo aggiungere del filo, ma anche vedete l'effetto del filet, quindi del filet 4-5 quadratini filet con del picot dritto senza smerli, cioè quindi il picot a fare lo smerlo geometrico, rettangolo, come posso dirvi, non tondeggiante, no? Ecco, un picot, quindi con la maglia alta che sale e poi 3, no, neanche 5, giusto passo. 3 quadratini vuoti, quindi il bordo pieno per la cucitura, che qua è carino perché c'è una barretta, c'è il vuoto, mi sembra di intuire, c'è un alto, un quadratino vuoto, un quadratino pieno e poi il motivo. Ok, aggiungerei tre quadratini vuoti e la chiusura che farei con la mezza maglia bassa e il quadratino alto di maglie alte. Non lo so, dovrei provarlo, però loro così sì, il ricamo e il filo è così, lo appoggio. Va bene? Sì. Questi sono già meno nelle mie corde. Questo, vabbè, ma se me lo fa qualcun altro non mi ci metterei a farlo, ecco. Va bene, sono contenta. No, questo non ve lo posso far vedere le spiegazioni. Quindi qua avete tutti i filati, le caratteristiche dei filati, le gamme colori. Se volete prendere questi, sapete già che morte dovrete morire, quindi vedete i prezzi. Quindi sono 3,20 euro a gomitolo da 50 grammi, quindi a letto sono 6,40 euro. E qui a letto sono 9,918, 3,36, 7,80 euro. Questo mi affascina, il cablé 5 canvas mi affascina. Mi affascina il bordeaux. Mi affascina. Il rosso mi affascina. Anche l'azzurro. Il rosso. Il rosso e l'azzurro. Sì, loro sì. Diciamo che il Polinesia, che è un misto 56 cotone, 22 lino, 22 viscosa, mi può affascinare. Ferri 3,5, 4,5. È un filato fiammato.
Carino, carino. Andrei sull'azzurro melange. A parte che li potrei usare tutti con i calzoni che ho. Però, allora, il cablé, ecco, ricordatevi, se volete qualcosa che non spelucchi, cioè che si accorpi i centri, certi centri, certe cose belle piatte che devono rimanere definite, pulite, definite, il cablé. Se volete un uncinetto definito e pulito, anche quel vestitino, il cablè, ok. Se no, altri filati torti. Guardate un po' qui, il regalo, ricamo subito il regalo, una matassina di Moulinet. 7 euro, quello lì, De Simoni. Che carino il bistrò, che carino. Oh, queste cose qui. Io devo rifarmi un po' di strofinacci, ma sapete perché? Perché quelli che ho sono tutti nascosti nel ripostiglio al piano inferiore, che chiedono pietà di essere rinfrescati, e lo devo fare, di essere stirati e messi via e basta. Devo destinare parte della fuciliera che è stata spostata dall'ingresso al ripostiglio del piano inferiore, che è un sottoscala, quindi ci sta niente, ma noi siamo riusciti a farci stare il mondo che non troviamo più perché non è organizzato quel mondo. E quindi nella fuciliera, nel piano di sopra, io voglio mettere il tovagliato perché mi serve a portata di mano e lì è l'unico punto. Tanto sotto ci sono tutte quelle menate che non uso come l'aspirapolvere. Ecco, l'ho detto. Non la uso, io non sopporto l'aspirapolvere. Voglio una casa così, con le finestre così, con gli alberi vicini. Prendete nota, le zuppiere, che belle le zuppiere. Ah, guardate un po' il prossimo numero, vedete, non so se avete, come si chiama quella rivista? Finlandese? Ma come caspita si chiama? La stessa casa editrice che ha pubblicato 52 settimane di calzini, 52 settimane di scialli, che non mica me lo sono comprato e manco mi è arrivato. E come si chiama lei? Lane? Lane, quando dico Lane, Line, non so come si pronunci. Quando dico Lane mi viene in mente una mamma per amica, è l'amica di Rory. Ecco, subito lei con la batteria, con sua mamma, tremenda. Va bene. E ci sono dei golfini con queste spalle scese, con le maniche aderenti, un po' boxing. Io boxing l'ho imparato dalla Claudia BN. Che fine ha fatto? Claudia, come stai? E ecco, vedete questi motivi piccoli? È carino, Questo mi piace, anche questo rosa. E ho dell'olocrea da investire, ho anche del cammello che ho messo da parte. Va bene, mi piace qui. Ecco, vedete, volete ricamare, volete dire, ho fatto un ricamo. Qui, vabbè, abbiamo una peonia con qualcosa di tratteggiato. È necessario farlo, ma magari si può anche evitare, oppure lo possiamo fare con, vabbè, rimarrà un po' più rigido, un po' più statico se non siamo bravissime, però potremo ovviare a un qualcosa che non ho capito com'è. A retino, qua abbiamo un motivo, qui ce ne abbiamo un altro. Però anche senza andare a definire l'interno, ecco, è bellissimo. E com'è bella questa foglia che ricorda quasi una chiave di violino. Ecco, vi piace la foglia? Vi piace la foglia? Ecco la foglia. Scusate, perché io guardo il giornale, non guardo cosa inquadro. Questa cosa non mi piace, ma no, è troppo. Non lo, no, troppo. Mi piace, intorno sì, tutto mi fa sentire male. La ciotola mi piace. Anche la rete. E poi tanto, che ci fa la rete lì? A me serve la campana per far raffreddare le cose e non farci andare gli insetti, eh. La uso, l'avete vista? Ce l'ho. Va bene. Questo golfino è carino, quindi magari ce lo compriamo. L'estate continua ad agosto. Quindi agosto, giornale mio, ti vuoi, ci vuoi, lo prendo e ti conosco. Bene, mi piace. Questo golfino mi sa che mi piace. Ma sì, bene, spero di avervi tenuto compagnia abbastanza. Senza, vedete, guardate un po' la prossima chiacchiera, ma non oggi. Ciao, a presto, eh. Oggi, mazzalo, un sacco di chiacchiere grosse, manco una corta, me ne devo studiare una.